Una buona serata, lo ha ben trovati all'Evidenziatore. Siamo nella settimana conclusiva, decisiva per quanto riguarda le primarie del centrosinistra, dunque abbiamo deciso quest'oggi di dedicare la nostra attenzione a questo, a questi ultimi 6 giorni di campagna elettorale, ripartendo da quello che lunedì scorso è stato il confronto televisivo tra i cinque, tra Bruno Tabacci, tra Laura Puppato, tra Nichi Vendola, tra Pierluigi Bersani e il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Allora, intanto vi presento subito il nostro studio, a iniziare da Andrea Carugati dell'Unità, buonasera, bentornati, grazie per essere con noi. Fabio Martini della Stampa, buonasera, grazie Fabio. Poi abbiamo Massimiliano Smeriglio, che è il coordinatore nazionale di SEL, buonasera. E grazie alla senatrice Marinaro, invece esponente del Partito Democratico, buonasera. E grazie per essere con noi. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo a quel confronto televisivo di cui a lungo si è parlato nelle giornate successive. Mi date intanto una vostra impressione, Carugati? Ma diciamo che il confronto è stato forse il momento di maggior fair play in questa campagna per le primarie, tutto sommato, quello in cui si è avuto l'impressione di una compagine che può presentarsi in qualche modo unita in una sfida che invece è una sfida per la prima volta forse molto, molto seria, molto vera, severa anche, che ha avuto dei toni tra le regole e insomma, i vari annessi e connessi delle polemiche che ci sono state. È stata una campagna piuttosto dura, insomma, quindi l'impressione che appunto è stato scritto e detto da molti che il format era tagliato su Renzi, ma questo mi pare che sia un dato abbastanza irrilevante, visto che comunque obiettivamente è chiaro che dal punto di vista della comunicazione televisiva e della modernità del linguaggio Renzi è avvantaggiato, insomma questo è un dato di fatto incontrovertibile. Poi, come dire, Prodi era famoso per essere un non comunicatore, no? Ma è stato l'unico che del centro-sinistra ha vinto due volte le elezioni, quindi in realtà anche non ci si può innamorare troppo delle questioni della comunicazione. Martini, così un confronto tagliato su misura per quanto riguarda il sindaco di Firenze Matteo Renzi oppure no? Insomma, non risulta che sia andata proprio così. Diciamo, è vero che le domande secche su tematiche e la necessità di risposte o in un minuto o in un minuto e mezzo rendevano, come diceva il collega, più congeniale a Renzi questo tipo di approccio. Se proprio vogliamo, diciamo, mettere un po' di elemento critico, nonostante il coordinatore, il moderatore cercasse di inchiodare i cinque su temi concreti, le risposte erano molto simili. Nessuno ricorderà a distanza di una settimana le distinzioni tra l'uno e l'altro. E allora forse un primo elemento su cui si può riflettere è proprio questo. Primarie, è vero, intense, non volgari, ma nelle quali non è emersa una sola idea, diciamo, nuova per l'Italia, men che mai un'idea di sinistra per l'Italia. Da questo punto di vista l'onere della prova aspettava soprattutto agli sfidanti, nel senso che Bersani si è esplicitamente posto come un continuatore, sostanzialmente un conservatore rispetto, diciamo, al patrimonio del Partito Democratico. E invece questo onere di dimostrare di avere ricette diverse spettava a Vendola, che personalmente ritengo sia la massima maggiore delusione, nel senso che c'era un'aspettativa, ci si aspettava che lui si rivolgesse, avesse l'ambizione di rivolgersi, diciamo, a tutto l'elettorato di centrosinistra. L'impressione è che si sia rivolto soltanto un pezzo, al suo pezzo con molta efficacia, cioè, ma insomma non abbia avuto questa ambizione di guardare. In fondo lo stesso Renzi, di Renzi resta, diciamo, il messaggio fondamentale. Non ha avuto, diciamo, secondo me, la forza di cavalcare alcuni dei temi che pure erano nel suo programma. Beh, per esempio il suo programma sul mercato del lavoro è molto innovativo, ma non capisco perché non lo abbia, diciamo, scandito molto nel dettaglio, ne abbia fatto un cavallo di battaglia. Fabio, poi mi direi se quelle scuse su Marchione ti hanno convinto o meno. Smeriglio, allora, su quest'ultima osservazione di Martini rispetto alle parole di Nichi Vendola, sei d'accordo e come hai guardato a questo dibattito televisivo? Forse il governatore della Regione Puglia è quello che ha più sofferto questi tempi contingentati? Insomma, essendo un uomo che viene dal sud è abituato ad altri tempi che non a quelli televisivi, a quel format, però io l'ho ritenuta comunque un'esperienza positiva. Esce fuori in positivo una coalizione,
che è il dato più forte, cioè per la prima volta si è vista plasticamente una coalizione fatta di pluralità e quindi questo è un dato estremamente positivo, si vede che c'è la possibilità di un'alternativa di governo. Il dato più discutibile, secondo me, non è vero che ha favorito Renzi, casomai proprio perché si vede la coalizione, Bersani ha fatto il buon padre di famiglia, ha un po' governato questo meccanismo, ognuno ha parlato un po' troppo ai suoi e questo è stato l'errore, secondo me, anche di Nichi, di Vendola, e quindi cristallizzando... Hai avuto modo di dirglielo? Ho avuto modo di dirglielo, cristallizzando diciamo gli elettorati senza fare invasioni di campo, è ovvio che chi sta in vantaggio ne approfitta perché è quello che dà le carte. Quindi in format positivo coalizione, forse troppo fair play, ma non per buttarla dentro la rissa ovviamente, ma perché c'erano tutte le condizioni per fare un scontro sui programmi un po' più forte. Un po' come negli Stati Uniti, no? Penso sì, per esempio a quella che fu la sfida tra Obama e Hillary Clinton. Salutare, forse noi ne avremmo guadagnato qualcosa in più. Senatrice Marinari, d'accordo? Che le è sembrato di questi 120 minuti televisivi del centrosinistra? Ma cioè, a me è sembrato, come dire, una svolta anche nell'audience, nel dibattito politico che abbiamo conosciuto fino adesso. Come dire, c'è stato il fair play e anche, come dire, un modo nuovo di presentarsi, perché dà, cioè, la dimensione, cioè, di una politica tranquilla, di una politica che sa confrontarsi senza pertanto dover, cioè, urlare e strillare. Stessa cosa vale, cioè, per come ne è uscito anche Bersani. Io sono d'accordo con chi dice che appunto Bersani ha avuto la capacità di apparire come il coalizzatore, quello che, insomma, sembrava, cioè, dire, il padrone di casa, cioè, molti dire, hanno osservato, no, perché lui giorno, poi c'ha anche questa cosa di non, cioè, dire, sopraffare, cioè, dire, quello che dà più garanzia, ecco, cioè, dire, c'è un centrosinistra coeso, perché questa è stata anche la dimostrazione anche da chi, cioè, dire, ha utilizzato e continua a utilizzare toni, cioè, dire, molto forti, inevitabile poi in una campagna elettorale come questa, come quelle delle primarie, però, cioè, dire, anche lì c'è stato, come dire, un misurarsi e ha dato anche questa immagine del centrosinistra, che è un centrosinistra diverso rispetto a quello che noi abbiamo conosciuto nel passato, e forse su questo dobbiamo continuare, come dire, a insistere, a dare significato nuovo a questa svolta che io ho visto, cioè, dire, sia dal punto di vista del confronto sia dal punto di vista della presentazione del centro-sinistra in quella occasione. Allora, noi abbiamo cercato di capire anche che cosa ne pensa l'opinione pubblica appunto di queste primarie del centro-sinistra. Abbiamo fatto un giro in questi giorni all'auditorium dove era in corso il 7° Festival Internazionale del Cinema, festival che si è concluso sabato scorso. Abbiamo fermato alcuni personaggi, allora abbiamo chiesto che idea si sono fatte di queste primarie e queste le risposte che abbiamo avuto in cambio. Vediamo insieme il filmato. Penso che con tutte le insufficienze, le difficoltà e le discussioni anche a volte stucchevoli che ci sono state, che ci sono ancora su queste primarie e dentro la dinamica che porta a queste primarie, comunque è una dimostrazione di democrazia. Renzi o Bersani? E rispondo con la voce di Madana, che è un personaggio di Seno Zero. Al di là di vos monte e rimaste che rimaste nel mosnato da Madana. E le migliori me le smozze. Ma penso che intanto è un modo molto democratico di combattere all'interno, esponendo finalmente, parlando finalmente di programmi, parlando di cose concrete, ecco, questo è molto interessante. Mi aspettavo un Partito Democratico più, come dire, più di sinistra, se vogliamo, nel senso che ho visto l'incontro di Sky e ho sentito tante cose molto interessanti, ma ecco, mi aspettavo una gara più a sinistra, ecco, non una sorta di accaparramento e di mirare al centro. Per il resto insomma mi sembra un passo avanti, ecco, mi sembra meglio dibattere in questo modo che in modo confuso
farsi imporre, diciamo così, dei candidati dall'alto, ecco, che secondo me andrò sicuramente a votare, questo è certo. Sembrerà una risposta tipica da chi fa umorismo, ma io non so assolutamente di cosa si stia parlando. Non so cosa siano le primarie e so anche poco di cosa sia il PD, so solamente che è un partito di sinistra. Primarie? Del PD. Pirlì, Favolosi, numeri uni, io non lo so perché io voto solo il reality, il Grande Fratello, Isola dei Famosi, solo lì do i miei voti e sono Favolosi perché io li amo. PD, Favolosi. Ma penso che sia stata una bella espressione di democrazia, sono riuscite anche a interessare su alcuni dei programmi, quindi credo sia stata un'operazione ben riuscita. Andrà a votarle? Sì, andrò a votare senz'altro, mi scrivo e vado a votare. Non le penso, evito di pensarci perché sono come molti cittadini in questo momento un pochino confusa più che delusa, ancora sono nella confusione, non riesco a determinare se sono prossimo alla delusione. Che mi sembra una cosa utile, saggia, interessante, in alcuni momenti può essere anche molto buffa perché quando poi ci si confronta ci sono dei cortocircuiti, delle idee che possono suscitare anche dei momenti più lievi e più leggeri. Credo sia un ottimo esercizio di dialettica e forse di pensiero politico, che è una cosa che è molto mancata in questi ultimi 17, 18, forse 20 anni. E se le primarie possono essere un'incubatrice, un laboratorio, una palestra per riattivare il pensiero politico, nessuno si deve offendere, no? Il pensiero politico è stato, credo, un po' debole, moscio in questi anni, credo che sia una cosa utilissima. Però come in tutte le palestre bisogna allenarsi, bisogna affinare i muscoli dei neuroni in modo che poi in qualche modo si possa correre, non dico vincere le medaglie d'oro, però vincere le Olimpiadi. Allora, queste alcune voci che abbiamo raggiunte, che quest'oggi abbiamo pensato di proporvi. Martini, è così? Sono le primarie un ottimo laboratorio? Non soltanto naturalmente per il centrosinistra, visto che anche il centrodestra in questi giorni ha le prese, no? Con la scrittura delle regole e soprattutto la formazione poi dei candidati. E chissà se si faranno, perché tutti danno per scontato che si faranno, ma insomma risulta, e non è il solito chiacchiericcio dei giornalisti che ciondolano a Montecitorio, insomma che Berlusconi ancora resista, perché evidentemente se si fanno... Quello è un ulteriore passaggio di testimone, forse l'ultimo, definitivo, e quindi fa di tutto perché... Comunque, complimenti per la carrellata perché era vivace. Che te ne è sembrato? Cioè, se ti chiedessi che cosa manca a queste primarie rispetto alle voci che abbiamo sentito? No, ma senza essere monotoni nel riproporre quando diceva la palestra... Sì, una palestra di idee diciamo, già ascoltate, ma non c'è nessuno snobismo in questa, diciamo, in questa osservazione, nel senso che mai come in questo momento ci sarebbe bisogno di un'idea per uscire da questo pantano, ma un'idea o idee per, come dire, qui ci vuole la retorica, per dare un futuro ai giovani, all'Italia. Se noi facessimo un giro, diciamo, di nuovo e chiedessimo ma qual è un'idea importante che è uscita fuori dal dibattito di questo mese, ho l'impressione che nessuno potrebbe rispondere in positivo. Da questo punto di vista è stata un'occasione abbastanza persa, sì. D'accordo, Gargati? Ma diciamo che le primarie a settembre erano partite quando poi in realtà le regole non c'erano ancora, quando partì Renzi, promettevano qualche cosa di più frizzante, obiettivamente, insomma, questo lo possiamo dire. Ma questo non c'è stato perché si è indebolito il pensiero renziano o cos'altro? Diciamo così, perché probabilmente perché la novità renziana che resta, che c'è, si è un pochino ammorbidita quando la rottamazione ha cominciato a produrre degli effetti, diciamo così, sul campo. Sul campo, sì. Con Veltroni, con D'Alema, insomma, poi e diciamo è venuto un po', diciamo così, a manifestarsi un po' una monotematicità di Renzi, che forse non è così a leggersi attentamente i programmi. Prima Martini parlava dei temi del lavoro, che però non hanno bucato mediaticamente, ma ha bucato la rottamazione. Una volta, come dire, risolta quella, anche la forza mediatica di Renzi si è un po' spenta. Per invece andare su Vendola,
Ecco, Vendola, anche lui, come dire, è vero che era partito con questo piombo nelle ali della inchiesta giudiziaria che poi si è positivamente conclusa per lui. Lui aveva annunciato di volere poi, una volta risolta questa cosa, ripartire con un maggiore slancio. Questo purtroppo per lui non è successo, insomma, cioè la sua grandissima forza mediatica di un paio d'anni fa non è riuscito a ritrovare quel momento magico che lo rendeva effettivamente uno che terremotava un po' anche nelle primarie cittadine l'establishment del PD. Quanto a Bersani, invece, giustamente diceva anche gli altri ospiti prima, che probabilmente lui, essendo l'uomo che deve federare, che deve collare tutto il resto, non ha potuto, voluto imporre un tema suo che caratterizzasse, cioè se sarò premier questo sarà il tipo di Italia, no, che proporrò. Si è pensato più come l'uomo garante della coalizione, e quindi anche lui non è riuscito forse a mettere in agenda due o tre temi forti che potessero dare un'impronta forte a queste primarie. È così, Smeriglio? Un Vendola che si è perso un po' per strada? Ma io penso, temo che sia una cosa un po' più grave, che per strada si è perso un po' il paese. Cioè, noi non possiamo immaginare la medesima condizione della primavera delle primarie, cioè quella di Milano, di Genova, di Torino, di Bologna. Cioè, noi abbiamo una primavera delle primarie che coincideva anche con una fase del paese un po' più brillante. Noi abbiamo fatto bene a investire su un processo democratico, tuttavia la condizione di crisi economica, il 35% di giovani senza lavoro, la precarietà, la guerra che bussa alle porte del Mediterraneo, non è che proprio non incida, no? Non è che questo processo è fuori contesto. Quindi io credo che più che altro, al di là dell'appeal dei candidati, che può d'altronde... Fin quando Nichi non aveva affrontato la vicenda Marchionne-Fiat, era un po' l'idrolitina della politica italiana, cioè andava bene. Quando si è affermato il principio di realtà sulla vicenda Fiat, anche diciamo, i grandi mezzi di comunicazione di massa hanno abbassato un po' il tiro sulla visibilità di Nichi Vendola, questo dobbiamo anche dirlo. Però io non starei qua, cioè vedrei più un grande processo democratico in una fase di affaticamento, di confusione, come dicono molti. Poi sono contento che Vicari, che ha fatto Diaz, che ha fatto la nave dolce, voterà per Nichi Vendola, ma è chiaro che il dato più grande è la confusione, il disincanto. Le primarie sono un antidoto, le regole che abbiamo messo un po' meno, però dobbiamo sapere che secondo poi parleremo me anche delle regole delle primarie, non raggiungeremo che di altre fasi, perché viviamo in questo passaggio storico qui. Senatrice Marinaro, mi dice intanto una cosa: Renzi è una risorsa o un problema per il Partito Democratico oggi? Tutti sono una risorsa, compreso Renzi. Cioè, non è un paese che ha bisogno di ricostruire la sua storia, ma anche il suo futuro. È ovvio che in questo tutti sono una risorsa e tutti devono contribuire a questa ricostruzione democratica. Però a me, anch'io voglio dire che il servizio è piaciuto molto, perché da quello che viene fuori da quel servizio lì è appunto questa vitalità democratica che le primarie del centro-sinistro hanno portato in un paese sicuramente nel pieno di grandi difficoltà, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista della democrazia, della qualità della democrazia. Quindi in questo sicuramente le primarie del centro-sinistra danno un contributo, non c'è, questo penso che nessuno lo possa negare. Speriamo che anche dall'altra parte ci sia una presa di coscienza in questo senso e che non ci sia avanti e indietro come lo stiamo oggi questi giorni. Ma viva Dio, purché ci siano e purché si facciano. Sì, saranno altri primari, abbiamo già detto che la consultazione probabilmente inizierà a dicembre. L'importante si è che ci sia discussione, ci sia confronto, che metta in movimento un qualcosa che faccia sentire i cittadini e le cittadine partecipi di un processo. Poi è ovvio che io preferisco le primarie. Va bene, Carugate, che volevi aggiungere? Va detta anche una cosa, però, che visto che in qualche modo
da quello che emerge anche dopo la convention di sabato di questo nuovo polo di Montezemolo, Riccardi, eccetera, in qualche modo sembra di capire che sulle macerie del PDL quello sarà probabilmente il vero grande antagonista del polo di cui stiamo parlando adesso alle prossime elezioni. Potrebbe essere così. Speriamo. È possibile che sia così, cioè che da una parte ci sia un polo che propone Monti con tutte le politiche che ne conseguono, insomma, no? E un polo che propone il vincitore delle primarie, che può essere Bersani, può essere Renzi, ma insomma comunque se fosse una democrazia normale, la nostra, quello che è nato... Non crede nella Puppado, però quello che mi preme sottolineare è che la convention di sabato, che pure ha avuto tanti aspetti interessanti, di contenuti, ecco, lì c'erano forse, una cosa si può dire, che lì c'erano più contenuti, poi si può essere d'accordo o meno, però io faccio riferimento all'intervento di Irene Tinagli, una brava docente, ha fatto un discorso sul welfare estremamente chiaro, poi uno può essere d'accordo o no su come, diciamo, giocarsi le poche... Però le idee in campo sono state messe, questo le idee, cioè, però quello che voglio dire è che mentre questi qua si scannano, fanno le primarie e i gazebo, le cose, milioni di persone, là c'è una convention fatta da persone non elette che proclamano in qualche modo l'avvento di un leader che non si candida e che non è leader, cioè dal punto di vista della fisiologia democratica io vorrei spezzare una piccola lancia a favore del PD e del centro-sinistra che in qualche modo mette insieme, poi piaccia o non piaccia, un po' sgangherato, una cosa vera, e di là invece c'è una fortissima, forza politica che però non si rappresenta in un meccanismo democratico se non la presenza di 7.000 bravissime persone che però non hanno mai votato nessuno dentro quel meccanismo. Insomma, io dal punto di vista della fisiologia democratica voglio spezzare una lancia per il PD in questo caso. Perfetto. Se quell'altro sarà lo sparring partner. Perfetto. Senatrice Maniano, vuole aggiungere qualcosa sull'appuntamento di sabato? No. Certo, volevo solo aggiungere sempre nei tempi europei. La questione su non c'è un'idea. Non è venuta fuori un'idea. Io credo che l'idea sia solo una, e penso che in questo Bersani l'abbia sottolineata, ma anche con la sua azione e il suo lavoro di questi mesi e di questi ultimi giorni, che è una svolta fondamentale a livello europeo, perché nessuno può uscire fuori da una crisi come quelle che stiamo vivendo e costruire un futuro diverso soprattutto per le giovani generazioni senza porsi il problema di un'inversione di rotta nella costruzione di un'Europa più democratica e più corrispondente a quelle che sono le esigenze dei suoi popoli. Questo penso che va riconosciuto a Bersani sia nel suo lavoro sia anche nella sua impostazione programmatica. Va bene. Martini, allora, parliamo delle regole di queste primarie. Sono regole che avvicinano in qualche modo i cittadini alla partecipazione oppure no? Visto che si è a lungo dibattuto anche su questo, no? Sì, se ne è discusso. Insomma, mi sembra abbastanza tranquillo l'approdo di questa discussione. Le regole hanno cercato di tenere lontane i potenziali elettori. Dici intanto una cosa, tu hai condiviso la scelta di Renzi di non partecipare all'assemblea di ottobre, lì dove per appunto si discuteva della modifica dello statuto? Io, ma non è questione di... No, come regista te? Era originale, veramente originale quell'assenza, che poi, se proprio ne vogliamo parlare... Il problema di Renzi è stato quello di rientrare in famiglia, ed è il problema delle sue primarie. Cioè, lui sconta il fatto che, avendo fatto una campagna sulla rottamazione importante, energica e di successo... Che ha dato anche qualche risultato. E di successo, sia per i risultati sia perché... comunque soltanto con quella parola d'ordine sta avendo potenziali consensi. Però questo tipo di campagna ha un punto oltre il quale non può andare, perché si scontra con due problemi enormi. Primo, una cultura lontana, antica, di partito, per cui chi è contro il partito è un nemico del popolo. E questo è una memoria antica, ma che ancora... c'è.
su questa memoria antica si è, come dire, sovrapposto un altro problema, e cioè che in questi ultimi 20 anni i leader della sinistra, anche i più capaci, diciamo, hanno dato a intendere di avere una visione, diciamo, appunto un po' individualista della politica. E allora qual è il punto di critico della campagna di Renzi? Che a un certo punto, insomma, il sospetto è che tu vuoi rottamare, ma non è che c'hai pure tu un interesse personale. Quindi il suo problema è stato quello di rientrare in famiglia. Io sono uno di voi. Il dibattito televisivo, quello ha segnato. Cioè lui alla fine ha detto, avete visto, è stato un dibattito civile, perché aveva il problema di rientrare in famiglia. Sono diverso, ma sono della famiglia. E per cui nella Leopolda, nella convention della Leopolda, lui che cosa ha detto? Noi siamo contro l'usato, non siamo per l'usato sicuro, però non ne parliamo male. Ecco, lì c'è il punto critico della sua campagna. Perché non ne parliamo male? Perché non diciamo che tra i responsabili, dico nella sua visione, magari io la condividerei, tra i responsabili di questi 20 anni dell'affondamento, della morte, dell'infarto dell'Italia, ci sono anche Bersani, D'Alema e tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico, Vendola. E lui questo non riesce a dirlo, perché in quel modo perderebbe troppi elettori. Perfetto, allora torniamo al confronto televisivo di lunedì scorso, a quelli che sono stati gli appelli finali dei 5 partecipanti alle primarie del centro-sinistra. Vediamo. Ho un appello da rivolgere perché votino per questa operazione politica. Perché questa operazione politica è carica di speranza per il Paese. Vi chiedo il voto perché la mia storia parla per me, ed è una storia di coraggio, di concretezza, di persona che nelle istituzioni ha lavorato con serietà. Ho 37 anni, sono un ragazzo fortunato perché sto in una città straordinaria. Sono fortunato perché credo che la politica sia una cosa bella e non mi hanno educato a vivere con astio e con rancore il servizio alla cosa pubblica. Per me, che sono stato in tutta la mia vita una acchiappanuvole, oggi vorrei, ma ho governato per 8 anni una grande regione del sud, oggi vorrei guardare e sognare a occhi aperti un'Italia davvero migliore. Non vi chiedo di piacervi, vi chiedo di credermi, perché cercherò di dire le cose come sono e tutti assieme ne usciremo, con semplicità e con verità. Allora, questi appunto in un minuto gli appelli finali. Smeriglio, visto che quando è comparso Renzi ha alzato gli occhi al cielo, che c'era che non... Ma no, è sempre questa retorica del ragazzo fortunato, del giovane, insomma. Poi ha dovuto recuperare, ha dovuto fare la festa coi nonni, perché comunque anche la dinamica demografica di questo paese conta. Questo è un paese di vecchi, fatto per vecchi. È chiaro che lì c'è un limite invalicabile alla retorica renziana. Volevo dire una cosa, le primarie sono del centro-sinistra, non sono del Partito Democratico. L'abbiamo ripetuto, no? Oggi più volte. Beh, insomma, non sempre. No. È importante non solo per quello che faremo fino a domenica o diciamo al secondo turno, è per quello che faremo dopo, perché per noi il perimetro della coalizione non è concluso. C'è un problema che riguarda la società civile, l'intellettualità, ma c'è un problema anche di forze politiche e sociali. Noi non riteniamo, per esempio, conclusa la vicenda dell'Italia dei Valori, non vogliamo che vada a rimpinguare il campo di Grillo o qualcosa di simile. Qui c'è un punto politico anche che andrà affrontato, cioè che per noi questo è un campo in costruzione, che vorremmo costruire insieme ai nostri alleati, insieme al leader, a quello che uscirà fuori, vedremo poi chi vincerà. Ma dentro un'idea di allargamento, perché già oggi noi parliamo poco dei socialisti che stanno dentro e dobbiamo fare un grande sforzo di valorizzazione, tabacci, eccetera, che tenga dentro contro, tutti dall'IDV all'UDC, ma dentro meglio. Tutti quelli che no, l'UDC è un'altra cosa, mi scusi, dentro tutti quelli che costruiscono il campo del centro-sinistra, che mettono al centro la responsabilità di governo dentro un paradigma di alternativa rispetto al liberismo, alle idee prevalenti che hanno governato questo paese negli ultimi 20 anni.
qui c'è la grande sfida, magari poi appunto ha voglia a parlare di contenuti anche con Montezemolo, sulle politiche industriali, sulla conversione ecologica del nostro sistema produttivo, sulla riforma del welfare, sul reddito minimo garantito che c'è in tutta Europa tranne in Italia, Ungheria e Grecia, e non è una rivoluzione bolscevica, è un semplice strumento per impedire ai giovani di farsi sfruttare al minor costo possibile sul mercato del lavoro. Insomma, ha voglia di discutere di come rimettere in piedi questo paese. Questo si fa dentro una logica di coalizione. Noi vogliamo unire i gruppi, vogliamo votare a votare perché vogliamo fare esperienza anche degli errori del passato. I gruppi, secondo noi, dovranno votare insieme, a maggioranza, su alcune questioni di fondo, pace, guerra. È incredibile, no? La questione israelo-palestinese dovrebbe entrare anche, perché sennò noi dimostriamo un provincialismo esasperante da questo punto di vista, e sulle grandi questioni mettere in campo anche dei meccanismi di partecipazione che sappiano attraversare il nostro popolo. Cioè, noi ci crediamo davvero che si possa tornare a governare sul serio e bene questo paese. Senatrice Marina, allora questa squadra come la costruiamo? Perché mi sembra che Bersani quella foto di Vasto l'ha presa e chiusa in un cassetto, o no? Ma la squadra parte, cioè dire, da questa esperienza che stiamo facendo. Ma lei l'IDV è per tirarla dentro o no? Cioè, l'IDV deve, come dire, fare un po' di evoluzione, cioè dire, no? Rispetto alla concezione che ha, cioè dire, anche delle istituzioni e dei ruoli, cioè dire, che incarnano quelle istituzioni. Fino adesso non l'ha avuto e quindi, cioè dire, c'è, come dire, un problema. A me quello che interessa è soprattutto, come dire, guardare la società civile, sicuramente quello che, cioè dire, tra l'altro è nella stessa carta d'intenti, cioè dire, che guarda la società civile, all'associazionismo, ai movimenti e a quant'altro, impegnati nella, cioè dire, ricostruzione del paese, impegnati nel quotidiano su temi e questioni che hanno a che fare con la vita quotidiana della gente, e anche quelli sono, come dire, soggetti fondamentali, cioè dire, della coalizione e cioè dire, della ricostruzione. Mi dice lei come paese. Guarda l'UDC? L'UDC è sicuramente un interlocutore, perché cioè dire, ricostruire il paese non si fa solo con una parte, cioè dire, bisogna avere anche degli interlocutori, e sicuramente il campo dei moderati è, cioè dire, un campo con il quale, cioè dire, il centro-sinistra non può non avere, cioè dire, non può non dialogare. È chiaro. Allora, chiudiamo su questo con Martini e Carugati, perché è interessante, no? Perché quella è un'altra partita, allora, se vogliamo, ancora più importante rispetto a quella di rimanere il centro-sinistra. Sull'IDV, se mi consenti. Certo. No, nel senso che, se è vero che piace o non piace, Nichi Vendola ha fatto un percorso in questi anni anche da governatore, no? Da quando c'era la vecchia sinistra arcobaleno, un percorso di governo, un percorso di responsabilità è stato fatto nei mesi del governo Monti. Vendola ha avuto un atteggiamento critico, ma anche molto responsabile. Questo da parte dell'IDV non c'è stato. Cioè, oggi noi ci troviamo di fronte a una maionese impazzita in cui ci stanno Di Pietro, che un giorno dice che lui tiferà Grillo e un giorno in cui invita i suoi a votare Bersani, o Vendola alle primarie. Oggi alcuni dirigenti regionali dell'IDV hanno fatto un appello per Bersani, pur essendo l'IDV fuori dal perimetro delle primarie. Insomma, è una confusione assoluta. Insomma, io credo che questa coalizione, che già è composita, diciamo così, dobbiamo provare a aiutare a risolvere, abbia bisogno di non moltiplicarla. Questo era l'intento, di non buttare quel 3-4% come nelle mani di Grillo. Questa, io penso, che è una responsabilità che compete al centro-sinistra. A me pare che quella da quella confusione lì, come dire, non verrà fuori un soggetto unico, ma verranno fuori varie parti che sceglieranno, come dire, a seconda delle proprie intenzioni. Ma invece, sulla domanda che facevi tu, che era quella del centro, il centro, molti del PD stanno già ragionando su come anche poter bypassare Casini, mi pare. Franceschini ieri lo ha detto chiaramente a Repubblica: noi dialoghiamo con questo nuovo centro. Ovviamente è chiaro che io non immagino uno sconquasso nel PD, ma è chiaro che la presenza di Riccardi, Olivero e nella cosa di Montezemolo rende questa struttura
come dire, interessante per i cattolici del PD, perché sono persone che fino a qualche mese fa erano soggetti che non dico fossero, diciamo, del PD, ma in qualche modo vicini culturalmente al PD. Beh. E quindi è ovvio che questa area, se prevale l'ala più cattolica o quella più liberale liberista, questo può fare la differenza. Martini, è come costruire un po' una squadra di calcio, mettere in piedi una coalizione con tutto quello che significa. Come si concluderà questa partita? L'esempio non è male. Ma insomma, fino a pochi giorni fa lo schema nel PD, qualunque fosse la legge elettorale, era quella di, appunto, andare con un polo più o meno progressista. Adesso poi vediamo chi ci sarà, se il Di Pietro feritissimo dalla vicenda di Report, che non sono le case, è la gestione personalistica. Anche lì un cerchio magico in qualche modo, no? Beh, a un certo insomma, punto sì. Era, e beh, poi comunque anche si era manifestato il suo, tra virgolette, cocco pesantemente inquisito. Parlo di Marucci, ora si parla sì. di un'evoluzione sbalorditiva della vicenda, insomma, quindi insomma sull'IDV, ma comunque lo schema era grosso modo questo: si va con due poli, uno progressista e l'UDC, e poi, se diciamo la verità, ci si allea dopo le elezioni, se non ci sono i numeri, come non ci saranno probabilmente al Senato. E questo schema rischia di saltare, perché con l'ingresso importante di questo nuovo agglomerato, soggetto, sì, Montezemolo Riccardi, ma soprattutto, e questa è la vera novità, se questo conglomerato, questa coalizione di due soggetti non solo candida, ma in qualche riesce modo riesce a convincere Monti, esattamente, beh, insomma, questo cambia completamente a pochi giorni dalle elezioni tutti gli scenari e può determinare un piccolo big bang dalle conseguenze ancora imprevedibili. Mi dite con una battuta se secondo voi questa vicenda delle primarie del centrosinistra si conclude al primo turno, si va al ballottaggio, senatrice Marinaro? Spero, e almeno, cioè, dire, l'affluenza alle iscrizioni fa pensare che si possa chiudere al primo turno. Smeriglio? Ballottaggio Bersani-Vendola. Ballottaggio Bersani-Vendola, non è male. Martini? Beh, lui che è, diciamo, un analista molto oggettivo. Sì, critico sulla partecipazione, però molto, insomma, ottimista. Però Fabio? No, vabbè, insomma, è probabile che... No, non è difficile una previsione, ma insomma, se sarà ballottaggio sarà Bersani Renzi, e il secondo turno potrebbe riservare, diciamo, non nel vincitore ma nella dinamica, qualche sorpresa. Perfetto. Carugati? Io condivido l'idea di un ballottaggio Bersani-Renzi, mi sembra che sia nelle cose. Ecco. Va bene, manca poco, domenica prossima si voterà dalle 8 del mattino sino alle 20 di sera, poi ci sarà anche una diretta di UDEM che vi darà in tempo reale naturalmente le informazioni del caso. Io ringrazio per essere stati quest'oggi con noi Andrea Carugati, Fabio Martino, così come Massimiliano Smeriglio e la senatrice Marinaro. A tutti voi l'augurio di una buona serata e a presto, grazie.